Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 6 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Con il placette della bianca signora. Immaginatevi la luna come una bella signora vestita di bianco, felice di assistervi nelle vostre faccende quotidiane, in primis la cucina. Tuttavia un po' di preoccupazione persiste anche in voi, non solo per il lavoro, con Marte urticante in sesta casa, ma anche per il benessere dei vostri cari su con gli anni, le spese di casa che stentate a coprire. Saggio affrontare un problema alla volta, prima la salute e poi il lavoro, cercando di tenerselo stretto, perché dalla vostra attività dipenderà anche l'assetto finanziario, ma senza una buona forma fisica, sempre al primo posto, non potreste nemmeno lavorare. Si tratta di decidere le priorità, e col senso pratico tipico del segno non dovreste faticare più di tanto. Il primo step un'alimentazione sana, il secondo uno stile di vita tranquillo e sereno, non occorrono fiumi di denaro né grandi proprietà, la sintonia con la natura e con gli altri vi dà già tutto. Il passato è tutto ciò che lo rappresenta. Nostalgia, ripensamenti, ricordi tornano a farsi vivi nella vostra vita e immaginazione. Paura di cambiamenti importanti, ripensamento su cose importanti del passato. Ciò che segue appartiene al passato. I single ripensano alle loro storie passate e vivono la tristezza per questo, in attesa di nuovi amori ripensano con nostalgia a quello che è stato della loro esperienza passata. Oggi provate a staccare dai social, siete troppo coinvolti e questo non è bene. Staccate la spina dai social e vivete un po' all'aria aperta, andando in giro per negozi o solo godendovi un momento intenso di relax. Attraverserete un momento a dir poco singolare, fate attenzione agli ostacoli che falsi amici si inventeranno pur di non vedervi realizzati. Arriva un bel raggio di sole nella vostra giornata, era ora. Anche se le difficoltà persistono, ma vi meritate un attimo di felicità. Non dovrai eccedere con i comportamenti lunatici ed affrontare con più estro i problemi che assillano il tuo quotidiano e il rapporto con la partner. Frequentare persone indesiderate non è un obbligo, se continuerete ad assentarvi prima o poi capiranno che sbagliano e potranno correggere i loro errori. Avete tutte le risorse disponibili per rigenerarvi e fare bene le vostre cose, energie in recupero a patto che restiate concentrati su quello che state facendo. Con gli amici potreste pensare di organizzare una piccola vacanza, magari all'estero. Le risorse sono limitate, ma dividerli con amici veri e sinceri potrebbe essere un'occasione da non perdere. Vedrai solo l'aspetto positivo delle cose. Sentirai il piacere di provare sentimenti nuovi e intensi. Se state pensando di acquistare casa o un immobile prendete con cautela e la dovuta prudenza eventuali proposte di mutuo o di prestito. Meglio ricorrere ad amici e parenti. In questa giornata di settembre non vi curate di chi non vi apprezza o proprio vi vuole ostacolare, sia in famiglia che nella comitiva delle amicizie, arriverà il momento in cui avrete la vostra completa rivincita. Pazientate come solo voi sapete fare. Inoltre, la vostra operosità, vero talento di cui vi ha dotati lo zodiaco, si esprime al massimo grado. Il sole ospitato nel segno amico della Vergine appoggiato da Plutone, nel segno ambizioso del Capricorno, altro vostro fedele alleato astrologico poiché appartenenti entrambi come voi all'elemento Terra, vi rendono infaticabili, tanto in famiglia quanto nell'ambiente dove tenete le vostre attività ludiche. Luna ancora protagonista, elettrizzata da Urano sempre originale e controcorrente. A darvi manforte Plutone e Nettuno, un trigono, l'altro in sestile, che ancora parlano o pensano ai viaggi, alle vacanze, ai nuovi amici con i quali c'è stata subito sintonia. E allora quella sintonia ricreatela anche con i colleghi e quell'amore trasferitelo sugli studi, gli affari, le novità sindacali che vi aspettano. Sarà un autunno caldo, caldissimo, affilate fin da subito le armi della dialettica e della combattività. Amore ed Eros. In primo piano oggi c'è l'amicizia, se un amico ha bisogno di una mano accorrete e lo stesso farà lui o lei nei vostri confronti.
complicazioni e un velo di malinconia invece per gli anziani di famiglia che con l'accorciarsi delle giornate cominciano già a cambiare umore. Se poi c'è un abbassamento di temperatura ne risentono subito, sono così dolci ma anche così fragili. Se aderite a progetti di volontariato dopo il lavoro avrete il vostro bel da fare, dopo i piaceri dell'estate rientrate a contatto con la realtà quotidiana, il must della generosità si risveglia in quasi tutti. Le unioni recenti si stabilizzano, anche grazie a un buon contributo di intelligenza, che Mercurio, in aspetto positivo col vostro segno dalla Vergine infonde, specie se festeggiate il vostro compleanno a fine aprile e a inizio maggio. Urano inoltre si fa sentire nel vostro segno oggi, per darvi un'atmosfera di completa positività, preannunciando di esaltare la vostra parte sensibile e affettiva che si manifesterà con vigore e coerenza. Lavoro e denaro? Rigorosissimo il vostro capo, anzi tagliente, ma lo si può ben capire, con le complicazioni sociali e politiche attualmente in corso. C'è ben poco da ballare. Riguardo ai guadagni non vi potete lamentare, ma se poi finirete a spendere come state facendo. Prima della cinghia arrivano i tagli, sappiateli fare con intelligenza. Nei giorni scorsi, da lavoratori instancabili, avete desiderato che fossero riconosciuti i vostri meriti. E con il sole, ospitato nel segno lavoratore della Vergine è possibile, in parte, che le vostre qualità siano state finalmente comprese dai capi. Benessere, ingrugnati tutto il giorno al computer ed ecco che la colonna a sera vi punisce con fastidiosi indolenzimenti. Nulla di grave, vi basterà sgranchirvi ogni mattina con alcuni esercizi di stretching, non siete ancora in età pensionabile quindi premuratevi di farlo sapere alle vostre articolazioni. Tra i progetti per l'autunno inserite anche l'iscrizione in palestra. Per lei, andare a lezione e sentire ripetere le stesse cose già lette sui libri vi pareva tempo perso, ma oggi alle prese con esami dovete ammettere che non è così. Per lui, a casa in cassa integrazione o con l'azienda in forse? Non restate bene con le mani in mano a piangervi addosso, in rete troverete corsi di aggiornamento e molti esercizi utili per migliorare il vostro curriculum. Non indugiate. Colore delle emozioni, marron glacé. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 5. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!